signora Imma Di Vivo, vero? Si accomodi qua. Buongiorno. Buongiorno. E rimanga un secondo in piedi per leggere ad alta voce la formula con la quale si impegna a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi. A mia conoscenza. Allora, lei è Immacolata De Vivo. No, Concetta. Concetta De Vivo. Nata a Napoli. L'8282. E dove è residente? Adesso vivo a Milano. In? Via Olgettina 65. Perfetto, parlando al microfono, sì. Risponda alle domande che le faranno le parti. Okay. Allora, signora De Vivo, buongiorno. Buongiorno. Lei è stata sentita nel procedimento a carico di Silvio Berlusconi? Sì. Questo è un altro procedimento. Le faremo delle domande da una prospettiva probatoria diversa, però alcune potrebbero anche coincidere, però il tribunale non conosce le risposte che ha dato di là, quindi non dia per scontato niente. Quindi devo ripeterle, insomma. Deve rispondere alle domande diverse che le verranno fatte. Allora, partiamo da l'integrazione, lo dico per i difensori. Cercherò di porle le domande con la massima delicatezza. Lei conosce, perché credo che riguardino un po' anche la sua vita privata, lei conosce Gainaimi Saed, detto Alessandro? Sì. Lo conosce. Quando lo ha conosciuto? 2 anni fa. E ha avuto un'amicizia con lui? Un'amicizia con lui? Adesso stiamo insieme. Ah, quindi è più esplicita la risposta. Adesso è il suo fidanzato? Sì. Bene. Allora, signora, le faccio presente che Gainaimi è stato sentito dal pubblico ministero nella persona della dottoressa Ilda Boccassini e del dottor San Germano, e sono io, il 28 maggio 2012. Sì. Allora, lei conosce l'avvocato Asa Peronasce? Sì. Del Foro di Milano? Sì. Si è mai rivolta all'avvocato Peronasce per qualsiasi sua esigenza processuale, non so? No, per cose, insomma, di legge no. No. Sa se... lo chiamiamo Alessandro? Sì. Perché lei lo chiama Alessandro, sì. No? Il signor Gainaimi Saed verrà chiamato Alessandro. Va bene. Lei sa se Alessandro conosce l'avvocato Peronasce? Sì. Lo conosce. Lei sono conosce... amici, credo. Sono amici. Lei conosce Iman Fadil, signora De Vivo? No. Non l'ha mai vista Iman Fadil? No. Non ha mai partecipato a sere in cui, a serate, eventi, cene, incontri di qualsiasi natura in cui ci fosse Iman Fadil? Che io ricordi no, può darsi anche di sì, visto che a volte eravamo in tantissime, però non la conosco, non ci ho parlato, non so chi è sinceramente. L'avvocato Peronasce era a conoscenza che è totalmente estraneo a questo processo. L'avvocato Peronasce è a conoscenza della sua amicizia sentimentale, affettuosa con Alessandro? Era a conoscenza? Questo sinceramente non ne sono sicura. Senta, lei sa invece se Alessandro conosce Iman Fadil? No, non lo so. Non sa niente? Quindi non sa nemmeno, ne deduco, se Alessandro ha mai dato un telefono a Iman Fadil? No, non lo so. Ma Alessandro le ha mai chiesto di informarla delle scene del presidente Berlusconi? Di essere informato sull'eventualità che lei partecipasse a una scena a casa del presidente? Non Alessandro, ho capito la domanda. Gliela ripeto, signora, con grande calma. Alessandro le ha mai detto, Imma, se vai a cena a casa del presidente avvertimi prima? No. Perché Iman Fadil vuole parlare col presidente, gliel'ha mai detto? No, mai. E Alessandro le ha mai chiesto di incontrare Iman Fadil? A me? Sì. No, mai. Le ha mai chiesto di mediare o favorire un incontro fra Iman Fadil e il presidente Berlusconi? No, mai, anche perché non la conosco. Credo, le risulta che Alessandro conosca il presidente Berlusconi? No, non lo conosce. È sicura di questo? Sì. Che lavoro fa Alessandro? Imprenditore. Attualmente fa l'imprenditore? Sì. Ha rapporti o contatti con apparati dello Stato, che lei sappia? Penso di no. Apparati vuol dire forze di polizia, eventualmente anche altri apparati pubblici? No. No? Non lo escludo, ma penso di no. Senta, lei conosce la Trasinca Marlena? No. No. Alessandro, le risulta che abbia mai comprato dei telefoni, delle schede in un dir di Napoli? No. No?
Le ha mai dato Alessandro cellulari? A me? Sì. No. No, ha detto tutti no, sì, no, ma... non ha detto neanche un sì, va bene. Mi dispiace. Non mi dispiace, era un commento. Era un commento, non mi dispiace. Sì, sì. Adesso vedrà che ne dirà tanti. Allora, signora Imma De Vivo, lei conosce l'onorevole Silvio Berlusconi? Sì. Quando lo ha conosciuto? Ha visto? Sì, questo è un sì. La data precisa non la ricordo, ma da tanti anni che lo conosco. Beh, però, è molto giovane, tanti non possono essere, no? No, nel senso, penso ancora quando lui stava all'opposizione, prima dell'ultimo governo. Allora, lei è napoletana, signora, sì. È corretto? Lo ha conosciuto dove? A Napoli, a un comizio, in piazza. In circostanze servizi. Politiche, sì, sì, diciamo. Sì, sì, sì. Ha mai partecipato a delle cene, a degli eventi, delle cene a casa del presidente? Sì. Berlusconi, intendo. Sì. E è in grado di circostanziare le date in cui lei ha partecipato? Cioè di ricordare tutte le date? No. Ora, tutte forse le chiederei francamente un po' troppo, però almeno me ne dica qualcuna. Innanzitutto gli anni, signora. Diverse, che già gli cene, anni... Ecco, ne sono diverse, ma proprio le date non me le ricordo. In che anni? In che anni inizia a frequentare Arcole? Visto che lei ha detto che sono molti anni che lo conosce. Quando sì, ha cominciato no, a frequentare Arcole? Diciamo le cene, come insomma le cosiddette cene da 2-3 anni a questa parte. Nel corso dell'anno 2010... Lei è stata a casa a cena dell'onorevole Berlusconi? Penso di sì. No, penso, signora. Se sono 2-3 anni, adesso siamo 2012, sì. Sì. Dalle analisi investigative svolte da questo ufficio, risulta che lei fosse presente alla cena del 19 settembre 2010 a casa dell'onorevole Silvio Berlusconi, sì, unitamente ad altre giovani donne, tra cui delle signore, insomma, Barizonte, Lisney, Detta Lisa, Berardi, Iris, Cipriani, Valtorio, Francesca, che è appena deposto, De Vivo Eleonora, che è la sorella, De Vivo Imma, che è lei, Espinosa, Risleda, Intesari, Sfaggioli, Barbara, Fico, Raffaella, Garcia, Polanco, Maria Ester, Gonzales, Pablo, Diana, Altagrazia, Guerra, Barbara, Leoni, Ludovica, Loddo, Miriam, Nicol, Minetti, Morali, Elena, Nigro, Roberta, Rigato, Giovanna, Scorchina, Raissa, Intesa, Rais, Toti, Elisa, Tumini, Melania, Visana, Ioana, Yushak, Marianna, Emilio Fede, e poi c'erano Puricelli, il dottor Carlo Rossella e naturalmente l'onorevole Silvio Berlusconi. Se la ricorda la serata? So di tutte queste persone, ma la serata... Cerchiamo, siccome il dottor Rossella... Se magari mi dice qualcosa... La serata in cui era presente il dottor Carlo Rossella, presidente di Medusa, ex direttore di Panorama... Sono capitata a diverse cene dove c'era Carlo Rossella, ecco. Quindi non è solo una. Benissimo, quindi lei non riesce a circoscrivere questa serata? Sinceramente no. Senta, che tenore avevano le serate, le scene del presidente? Cioè, cosa accadeva, nel senso della domanda, a queste scene? Ci descriva. Cosa ha visto? Cosa facevate? Si faceva. Compresa questa scena. Io quando le dico. Adesso... È un classico. Vabbè. E quindi? Io le parlo proprio delle scene in generale, perché questa. Sì, precisa... allora cominci a raccontarci le scene in generale, sì, poi vediamo. Insomma, quando si arriva si fa un aperitivo, una. In un salottino così, poi dopo si fa la cena e mentre si cena c'è un piano bar, c'è della musica dal vivo, insomma. Nella sala da pranzo. Nella sala da pranzo, esattamente. Dove cenate seduti, sì, esatto. Serviti a tavola. Sì. Bene. Veniamo serviti appunto e c'è questa musica dal vivo. Poi dopo, non sempre, si va giù in discoteca a ballare. Bene. Questa discoteca, signora, ha un discotechina, questa sala all'interno della villa, ha un nome? Viene chiamata in un certo modo? No, sinceramente. Cioè lei non ha mai sentito che veniva chiamata Bunga Bunga nel corso delle serate? No, io Bunga Bunga ho sentito che è una barzelletta che racconta il presidente. Quindi lei esclude che non fosse una barzelletta, ma un contesto ambientale, ovvero quella saletta, e le attività che ivi si svolgevano. No, per me è una barzelletta. Va bene. Senta, signora, lei nella serata del 19 settembre o in altre serate ha visto, partecipandovi essa stessa o meno, cioè che vi abbia partecipato o no, ragazze che si denudavano totalmente o parzialmente, che si toccavano reciprocamente nelle parti intime, ovvero che toccavano e si facevano toccare dagli uomini presenti, segnatamente dal dottor Berlusconi e dal dottor Fede. Ha capito il senso della domanda? Sì, toccamenti, no, certo, lascivi nelle parti intime. Prego.
Allora, che si denudavano no, però che erano... Totalmente e parzialmente, mi segua perché non parlo a caso, eh? Quindi? No, no, assolutamente. Parzialmente che rimanevano però niente. Magari in mutandino e reggiseno, appunto. Però da costume, come si dice, da spettacolo, non... Burlesque? No. No. Non ho detto burlesque. Però non in biancheria intima, esatto, però sa come si usa in televisione per dire questi spettacoli culotte, reggiseni, ma non intime. Signora, i culotte e reggiseni dovrebbero, io so, voglio dire, insomma, no, ma credo non... sia abbastanza senso comune che il reggiseno sia biancheria intima. No, sì, ma se... corpetti, non so come corpetti. Dire. Corpetti, va bene, sì, quindi sì. Però lei non ha magari mai visto... Magari lei è un uomo, non lo sa. Sì. Beh, questo lasciamo stare, non facciamo battute, signora, perché no, non siamo, cerchiamo di fare il processo seriamente, non allora, faccia commenti. Lei ha fatto riferimento alla biancheria intima da scena, però. Esatto. Ok, ok. No, è chiaro, il senso della domanda era gentile, cioè lo sanno le donne che le indossano queste certo. cose, ho capito la sua cortesia, però certo. Io le domando, lei ha mai visto spogliarelli totali e parziali, signora? No. È sicura? Cioè persone... Sì. Che si denudavano. Che partivano no, che rimaneva... vestite, sì. Rimanevano parziali, significa anche rimanere in questa biancheria intima da scena. Allora se parziali significa rimanere in questa biancheria sì. da scena, sì. Sì. Parziali okay. Pensavo tipo solo senza reggiseno, e con le mutandine, per quello dicevo no. di no. No, ah, no. Okay. Quindi parti intime nude, no. No. Bene. E non ha mai visto queste interazioni corporee, cioè no, questi no, palpeggiamenti? No, no. Assolutamente non li ha no, mai visti. No. Però ragazze che ballano insieme, così in discoteca, che si... Non dimenano, so come... ho visto che fa il gesto. Ma no, no, dimenano no. No, perché in discoteca allora tutti si dimenano, si balla così, nel senso è un modo di ballare. Io è... le ho domandato se ha visto dei contatti no. fisici, lei mi risponde solo no. a questo, non li ha visti, bene. Senta, ha mai visto il dottor Fede presente a queste scene? Sì. Sì. E Lele Mora? Sì. Hanno portato delle persone alle scene, Fede e Lele Mora, delle amiche? Quando io arrivavo già trovavo tutti lì, non so. Quindi non lo sa. Non lo so. Non lo sa. Senta signora, risulta che le ragazze che partecipavano a queste scene ricevessero delle buste a fine serata contenenti dei soldi dal dottor Berlusconi? No, no, delle buste a fine serata no, non lo so. Non so che comunque lui ha aiutato tantissime persone, l'ho saputo anche dopo, lo sapevo anche prima. Ma... Sì, però lei non ha mai visto il dottor Berlusconi consegnare delle buste a fine serata alle ospiti presenti? No, non è ho corretto? Mai visto, corretto. Quindi neanche a se stessa, neanche no, a lei? Esatto. Né a sua sorella? No, esatto. Ma lei i soldi dall'onorevole Berlusconi li ha percepiti? No, ha avuto dei bonifici, ma non delle buste. No, no appunto. In altro modo. In altro no, modo li no, ha avuti no. dei soldi? In altro modo bonifici. Che le buste. No. Allora, le buste non le ha avute, ha avuto soldi in altro sì. modo? Ok, ha detto bonifici. Sì. Ok, prego. Risponda pure con calma spiegando le cose, come li faceva no, capire il Presidente. Per essere chiara, non sì, benissimo, infatti noi l'ascoltiamo. Quindi lei ha ricevuto dei bonifici, quando? Nel 2010 riceveva dei bonifici? No, quelli che sono risultati, non mi ricordo. Cioè la quelli data. Che ha ricevuto, suo padre, sul sì, conto corrente di suo là. Padre, ha ricevuto dei bonifici. Sì. E va bene. Erano diretti a lei e a sua sorella quei soldi dell'onorevole per me Berlusconi? Mia sorella però li ho fatti fare sul conto di mio padre. E come mai? Siccome già era successo lo scandalo, sì. credo, per evitare gossip, illazioni in banca, gente che ci conosce, eccetera, che poi a nulla è servito, perché se è saputo, era per quel motivo, insomma, per evitare inciuci, no? Però erano soldi diretti a voi. Sì. E perché? Nel mio caso avevo chiesto di aprire un'attività, di essere Che attività? Aiutata. Io volevo, era un mio sogno, ancora adesso, insomma, aprire un centro estetico a Napoli. Poi ci ho ripensato... Perché trasferendomi a Milano e conoscendo... Tribunale. Guardare di là? Sì, io le faccio la domanda, poi lei però deve guardare sempre il tribunale. Sì. Poi insomma ho detto ok, non voglio vivere a Napoli, ho voglia, intenzione di vivere a Milano, quindi penserò di farlo a Milano. Quindi mi scusi, lei ha rappresentato questo suo desiderio? Sì, esatto. Non aveva già individuato un locale, qualcosa? No, non l'avevo ancora individuato, era mia intenzione, un mio sogno, ne avevo parlato con il Presidente. Quindi ha rappresentato questo suo sogno al Presidente e prima che si concretizzasse, nel senso individuazione del locale, eccetera, eccetera, il Presidente ha ritenuto di aiutarla a realizzare in futuro questo suo sogno. Sì. Okay. Quindi questi soldi erano un regalo sostanzialmente, sì. un aiuto economico, un prestito infruttifero, è corretto? Sì.
Ma lei ha avuto soldi direttamente o indirettamente dall'onorevole Berlusconi anche nel corso del 2010, per esempio tramite il ragioniere Spinelli? Tramite il ragioniere sì. Ho capito, però non penso che il ragioniere li traesse dal suo stipendio, glielo diceva l'onorevole Berlusconi? Certo, sì, no, lo dica, non bisogna dare per scontato. Lei non me l'ha chiesto, ha ragione, non è che... ha ragione. Le è stato chiesto se ha ricevuto soldi in maniera diversa dalle buste e lei ha detto bonifici. Esatto. Allora ci può precisare, glielo chiedo. C'è necessità di, come dire, chiedere precisazione, il testo non ritiene di raccontare subito, spontaneamente, quello che è a sua conoscenza. Allora, come precisazione, le dico, ci spieghi anche i bonifici, da chi venivano, in che epoca sono arrivati, da chi venivano materialmente effettuati e da chi venivano disposti, ok? Ok. Allora, nel 2010 ha ricevuto bonifici? Non so se era il 2010, comunque sì, ho ricevuto dei bonifici, però le date mi... Quindi perdono. Precedentemente a quelli ricevuti in corso di procedimento, esatto, quando è già aperto il procedimento, lei ha avuto degli altri soldi, no? Precedentemente. Parla del dottor Spinelli? Dal dottor Spinelli. Dal ragionier Spinelli. Sì, dal ragionier Spinelli. Sì, 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 benissimo. Sì, sì. E allora? E questi soldi, signora De Vivo, a che titolo le venivano erogati? Quando per esempio avevo bisogno, non so, per pagare l'affitto, per, che ne so, il dentista, piuttosto che... Lui diceva, sì, se hai bisogno, vai dal... Lui era... Il presidente, scusi. Quindi il dottor Berlusconi autorizzava i pagamenti di Spinelli di volta in volta, è corretto? Penso di sì, che si consultavano prima, non è che... Comunque... Lei il prestito, la regalia, il finanziamento, come lo vuole chiamare, lo chiedeva al dottor Berlusconi, lo chiedeva a Berlusconi? Certo, sì. Benissimo. Sì. Lei prima, rispondendo alle domande del Presidente che la stava generalizzando, diciamo, ha detto che abita in via Oggettina 65. Sì. E questa casa chi gliel'ha messa a disposizione? Allora, quando io ho parlato con il Presidente dicendo che avevo bisogno di un punto d'appoggio a Milano, perché era mia intenzione vivere là, trasferirmi, insomma, certo, cercare un lavoro, eccetera, lui mi ha detto, parla con Nicole, che conosceva insomma a sua volta si chiama l'amministratore Fabri, credo che fosse all'epoca. L'amministratore di che cosa, signora? Del condominio. Del condominio di via Oggettina, sì, 65, prego, ascolta. E insomma te lo fai presentare e ti fai dare un appartamento, quello. Benissimo. E l'ha avuto questo appartamento? Sì. E in via Oggettina 65, lei vive da sola o ha vissuto anche con sua sorella, con sua mamma? Da sola. Sua sorella è venuta a trovarla, immagino. Sì, qualche volta sì. Che cos'è? Un bilocale, un monolocale, bilocale, un trilocale? Bilocale. Bilocale. Ha fatto scambio di appartamenti lei o è sempre rimasta lì? No, sempre lì. Sono entrata lì, sempre lì. Senta, signora, e le risulta che altre ragazze che frequentano l'abitazione, le feste, le cene, gli eventi dell'onorevole Berlusconi in Arcore abbiano casa in via Oggettina 65? Sì, sì, sì. Chi sono? Iris, Berardi, Elisa Toti, Barbara Guerra, Aris Spinosa, prima la Maristel Polanco, vabbè, io, poi all'epoca penso c'era la Nicole, poi dopo se n'è andata. Senta, la Annina Visan. Esatto, e Annina Visan, stavo dicendo, la conosce? Sì, sì. Che poi Ioana, no? Visan, ha la casa lì? Annina? Aveva lì, adesso aveva. Non sta più. Il meccanismo era lo stesso, se ne interessava la signora Minetti, che lei sappia. Che lei sa. Presidente, c'è opposizione alla domanda perché è suggestiva. Come nel momento che se ne interessava la Minetti, dovrà chiedere chi si interessava degli appartamenti. Che lei sappia chi si interessava per queste persone di fare. Ho capito, scusi Presidente. Ha recepito la sua indicazione, avvocato, Presidente, gliela sta riformulando. Grazie pubblico, scusi, ministero, ma non ho bisogno della sua collaborazione. Era un voto di stizza, scusi. Non ho capito la domanda. Volevo sapere che lei sappia, per, lei ha detto, io su suggerimento del Presidente mi sono rivolta a Nicole Minetti, che mi ha messo in contatto con l'amministratore, esatto, e quindi sa che strada hanno seguito queste altre persone? No, che hanno abito... l'ho appreso dopo. Lo ha preso dopo, ma da chi? Perché dai giornali. Allora non ci interessa. Ok. Benissimo, signora. Senta, ma la signora Minetti, lei si rivolgeva per che cosa in maniera specifica con riferimento a questa casa? Io? Sì. Io? Non ho capito. Cioè, la signora Minetti, cioè, lei ha detto che Berlusconi le disse rivolgiti alla signora Minetti. Sì. Cosa fece la signora Minetti? Io mi rivolsi a Nicole Minetti. Benissimo.
sapendo che conosceva l'amministratore, e il giorno di, insomma, il giorno in cui parlammo con l'amministratore, lei si fece trovare lì, sì, per aiutarmi a parlare con questo amministratore, insomma, per presentarmelo, insomma. Quindi una presentazione. Sì. Il contratto a chi è stato intestato? A me. A lei. L'affitto chi lo pagava? Qualche volta l'ho pagato io, raramente, però il dottor Spinelli. Ragioniere Spinelli. Scusi, ragioniere. No, per carità. Il ragioniere Spinelli, lei ha mai chiesto alla Minetti di interessarsi di pagamenti di bollette, di pagamenti degli stipendi? No, io personalmente no. Lei personalmente no? No. Sua sorella? No, ma mia sorella non abita là. Allora, cominciamo a leggerle qualche intercettazione. Partiamo dal progressivo numero 230 dell'11/1/2011, alle ore 18:23. È un SMS. E lei sta conversando via SMS con la signora Minetti. Interlocutrice è Concetta Di Vivo. L'utenza intercettata è quella della signora Minetti. La sua utenza, le chiedo conferma, è la 329, le domando, 899-7565, corretto? Sì. Benissimo. Ok, dai, il trilo allora, perché mi sono abituata nel bilo. Grazie mille, lo stesso, bacini. Ok, grazie. Se vuole glielo do, glielo no, rileggo. Ok. Lo rilegga. Sì, certo, Presidente. Ok, dai, il trilo allora, perché mi sono abituata nel bilo. Grazie mille, lo stesso Bascini. Se lo ricorda? Trillo, Billo, sono ovviamente locale. Sì, 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 no, questo no, l'ho capito il messaggio, però... E qual è il senso? Com'è grazie il Billo? Cioè, com'è il signora, trilo? Glielo chiedo io a lei, no, infatti, perché se lei mi rimbalza la domanda a me, io non lo so. Mi dica lei qual è il senso di questa interlocuzione con la signora Minetti. Infatti, lei voleva un altro appartamento, un trilocale, le domando? No, all'epoca, prima che io entrassi nel Billo, avevo visto un trilo. Che poi non ho più avuto, e ho avuto il bilo, ma non sono mai stata nel trilo. Benissimo, ma lei sarebbe stata interessata ad avere la disponibilità di un trilocale? Il primo appartamento che ho visto è il trilocale. E lei chiese alla Minetti se era possibile avere il trilocale e non sì. il bilocale? Benissimo. Sì. Progressivo 479-11/1/2011. Tesoro, ho una bella notizia, sempre Minetti De Vivo, ho una bella notizia, a febbraio è pronto il vostro trilocale, bacio grande grande, è la signora Minetti che manda un messaggino a lei. Mm. Lei ha avuto poi la disponibilità? Non ho mai... E non perché? Ho... Siamo a gennaio 2011, eh? Perché non è entrata nella disponibilità del trilocale, sebbene la Minetti perché gliel'avesse... Perché il trilocale l'ha preso un'altra ragazza. Chi l'ha preso? Il Maristel Polanco. Benissimo. In sequenza... Lo dovevo prendere io e poi non ho... Perfetto. Concetta Di Vivo, Nicole Minetti, numero 481, sono tutti di seguito, eh? Amore, grazie, casomai però ci aggiorniamo in riguardo perché ormai il bilo l'ho fatto imbiancare, eccetera, eccetera. Comunque, grazie ancora per il pensiero. Ah, quindi io già stavo nel bilo quando... Esattamente. Andiamo avanti e faccio riferimento al progressivo 2563 del 23 settembre 2010, quindi siamo prima. Minetti Nicola, De Vivo Emma, tesoro, come va? Tutto bene? Hai fatto con Spin? QLS cosa? Io questo weekend sarò a Milano, bacini. Allora, perché la Minetti le dice hai fatto con Spin? Lei a me? Sì. No, non lo so, non mi ricordo. Cioè, lei ha forse detto, scusi, fatto... è in entrata, lei è lei che parla con, è lei che manda il messaggio alla Minetti. Io che scrivo a lei. Sì. Cosa hai dico? Fatto con Spin? Ah, perché si vede che lei doveva andare da Spinelli per farsi dare, che ne so, la caparra, l'acconto della caparra. Penso, è quello. No, pensa, signora, se è così ce lo dice. Se se lo ricorda ce lo dice, se non ma si ricorda. Se mi legge le dico più. Glielo rileggo subito. Quindi sono io che scrivo a lei? È lei. Perché è in entrata sull'utenza della Minetti dal suo numero. Tesoro, come va? Tutto bene? È un messaggio, SMS. Certo. Hai fatto con Spin? Quella cosa, QLS, non so. Qualcosa. Esatto, qualcosa. No, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, io questo weekend sarò a Milano bacini. Forse ti sei parlata con il ragionier Spinelli per la caparra, non so, per avviare la casa, no? Bene. E la signora Minetti, siamo al 23/9/2010, alle ore 11:27, alle 11:31, dice ciao bella e tutta una serie di punti esclamativi. Tutto ok, sto andando ora a portare caparra da Fabri con Spin. Mi sono messa d'accordo che vado settimana prossima. E quindi è questo. È come dicevo io, no? Mm.
Bene. La caparra. Stiamo parlando della caparra. Sembrerebbe che la stava portando la signora Minetti, la caparra. Esatto. Sì. Ma lei sa i soldi che portava la signora Minetti da dove venivano? Penso sempre, cioè, no, penso sicuramente dai soldi del presidente. Soldi del presidente. A un certo punto lei, il 21 settembre 2010, manda un messaggio alla signora Minetti. Mm. Tesoro, scusami, ma una volta che lui ci ha dato l'ok, possiamo anche proseguire con Spin. Figurati che problema ha. Ah, anche perché lui, maiuscolo, mi ha detto, dici a N, a Nicole, che ci siamo parlati e che è tutto ok. Comunque ora gli mando un messaggino. Che cosa voleva dire, signore? Appunto quello che ho detto prima, che io mi sono parlata prima con il presidente ha detto parla con Nicole. Benissimo. E la signora Minetti si è mai interessata del pagamento di utenze, tele, di utenze? Le mie personalmente no. Ma lei mi risponde in maniera un po', le mie personalmente, le altre? Sa delle altre? No, non so delle altre, okay. Sempre che l'ho preso dopo che a voi non no, interessa. No, giornali no. Ok. Quello che è uscito sui giornali no. Ok. No, a me no, le mie no. C'è un'intercettazione, la telefonata 2311 del 21 settembre 2010 che intercorre fra lei e Imma De Vivo. Tra lei? Tra Imma De Vivo e Nicole Minetti, chiedo scusa. Nicole, lei, amore, è lei che risponde. Nicole, ah tesoro, scusami, non ti volevo fare uno squillo. E che ho avuto, ma no, figurati, ho capito, ascolta, no niente, non è che lui non mi ha chiamato, dice Nicole, ancora, capito? E lei risponde, no, lo so, ma io ho capito che siccome ieri eravamo rimasti, ok, tutto ok, allora di a Nicole, sì, che hai parlato con me, insomma, dice lei, ok, e che è tutto ok, nel senso che tu poi ti potevi muovere liberamente, ok. La telefonata, secondo me, era più un fatto di forma, giusto per risentirsi, dice lei. Ah, ok, va bene, però comunque lui è come, cioè mi ha fatto praticamente, dice Imma De Vivo, cioè lei, dice a Nicole che è tutto ok, nel senso che ti dà l'ok per fare quello che fai sempre, insomma. E Nicole dice, ok, va bene, allora io chiamo direttamente Spin, dai, faccio così. Allora, la signora Imma De Vivo, cioè lei, dice a Nicole che è tutto ok, nel senso che ti dà l'ok per fare quello che fai sempre. Che cos'è quello che la signora Minetti fa sempre? Farebbe sempre, via. Sinceramente non so a cosa mi riferivo in particolare. Cioè, se lei... Però la signora Minetti le risponde dicendo che avrebbe parlato con Spin. Sì. Quindi ha qualcosa a che vedere con Ragione Forse Spinelli. Forse sì, il fatto che comunque lei andava dal ragioniere. Credo questo, se no non so cos'altro. Il fatto che lei andasse dal ragioniere, avesse l'autorizzazione di andare dal ragioniere, forse quello, sicuramente. A far che cosa? Per la caparra, piuttosto per l'affitto, insomma, queste cose qua. Quindi si interessava a lei ad andare dal ragioniere Spinelli per questo tipo di incombenze, se ho ben capito? Penso di sì. No, pensa o è una cosa che... Lei sì, sa sì. Perché è accaduta, perché l'ha fatto? Per me, per la caparra, se ne è occupata lei. Ok. La domanda era sull'eventuale ruolo della signora Minetti con riferimento alla gestione delle case di via Olgettina 65, anche esorbitante la presentazione, eventualmente esorbitante la presentazione di Fabbri, se si estendeva ad altri profili della gestione della casa, era questa la domanda. E su questo io le leggo le intercettazioni. Lei tenga presente che la domanda è questa. Sì. E l'intercettazione è la 2165 del 20 settembre 2010 alle 13.35 e 41 secondi. Lei sta parlando sempre con la signora Nicole Minetti, mi tocca leggerla tutta. Nicole, ciao Imma, amore, come va? Tesoro, bene, tu, tutto ok? Sì, sono andato a vedere casa, com'è? È carina, dice Imma. No, è molto bella, è molto grande, ma è molto bella. Quanto è grande, cosa, quanto è grande? Sono, credo, due camere da letto. Sì, la cucina, il salone, bene, dai. Sì, quanti bagni? Dice Nicole, domanda Nicole, due bagni piccoli. Ah, due bagni addirittura, se non sbaglio, dice Imma, sì. Poi guarda, sto talmente, diciamo, confusa, non so, stamattina non ho preso il caffè, ho fatto di corsa, sai, da casa, sì, va avanti. E dice Nicole, ma già arredato bisognerebbe arredarla? No, la cucina c'è, ha detto
che metterebbe anche i due letti, ok, compreso il materasso. Prendo questo è il trilocale, perché si parla di più. Prendo alla fine, Nicole, certo, assolutamente. Senti, ma che ti volevo dire? Niente, ma gliel'hai, ma voi cosa fate? State tornando là o andate via? Sto tornando lì per pranzo, ok. Imma dice, quindi poi gli dico tutto bene, capito, che ci vogliono 3 mesi più 3 mesi davanti, sì, che bisogna anticipare, sì, parlo di queste cosettine qua, dice Imma, ok, ma voi, dice Nicole, avete parlato, con chi hai parlato, con Fabio? Sì, ho parlato col signor Fabio, ok, ma tu l'hai detto poi per quel che riguarda, per intestare la casa, così, voi avete la partita IVA o qualcosa? Sì, sì, mi ha detto che bisogna avere il documento e insomma il reddito, quelle cose lì. Sì, sì, le domanda la Nicole Minetti. E tu sei a posto per quelle cose? Sì, penso di sì. Poi comunque lui dice che tu sei una garanzia, per cui non ci sono problemi, capisci? Così ha detto Fabri, mi segua signora? Sì, sì, la seguo. Lui ha fatto intendere che comunque, cioè presentata da te, cioè una garanzia al di là del reddito. Ah sì sì, no, infatti, le dice la Nicole, Minetti ovviamente, Imma, credo che volesse intendere, no, ma infatti ho capito, lui sa comunque ormai siamo anche una totale lì, per cui cioè... E gli vengono sempre pagati tutti gli affitti, quindi non dovrebbe rompere i coglioni, capito? Dice Nicole, esatto, brava, ok, va bene, no, perché eventualmente c'era quella ragazza ieri sera, come si chiama, Elisa, credo, quella lì di Roma, che vi è sud del Roma, che lei mi ha detto che stava cercando casa pure lei, ma lei è di Roma, fondamentalmente cerca un appoggio tipo per quando sale a Milano, non lo so, il problema è che case piccole adesso lì non ce ne sono, ma perché non c'è niente, no, me l'ha, per cui niente, e cioè magari se quando ha bisogno di un appoggio, le dice Nicole, no, ma io penso che questa, credo che la Block, cioè no, qua credo che sicuramente la Block la prendo, ok, ma adesso parlo anche con lui, dice Imma De Vivo, cioè lei, ok, va bene, ok. Prosegue, e a un certo punto Nicole le domanda, ma voi rimanete stasera? Se no faccio tutto, se devo fare questa situazione della casa, devo comunque, e poi qua mi fermo. Allora signora, a un certo punto la signora Minetti le dice di essere una garanzia, anzi lei dice alla Minetti sei una garanzia, Fabio mi ha detto, perché è una garanzia la Minetti nel rapporto con queste case? Perché se io forse credo, se ho capito bene dall'intercettazione, se lei mi ha presentato l'amministratore, l'amministratore si fida di lei e quindi non c'è problema. Ma io le domando, signora, perché si fida di lei l'amministratore? Lei lo sa, l'ho dedotto e per quello io ho detto così alla Nicole. Non le chiedo perché l'ha dedotto, però... No, perché se lei mi presenta una persona vuol dire che questa persona si fida di lei, per cui... Senta, a un certo punto lei, la Nicole le domanda se voi rimanete stasera. Rimanete dove? Forse a casa del Presidente. Lei ha mai dormito a casa del Presidente? Sì. E ha dormito insieme ad altre ragazze? Non nel stesso letto, voglio dire. Cioè c'erano altre ragazze presenti alle serate? Presenti, che rimanevano che a dormire, si sono signora. Fermate lì a dormire? Esatto. Sì, penso di sì. Capitato che c'erano altre ragazze. E era prassi vuol dire una cosa abitudinaria rimanere a dormire a casa del Presidente? No, non era prassi, nel senso, dico, non era prassi per quanto mi riguarda, perché ancora non avevo per esempio casa a Milano, quindi dove andavo di sera dopo l'una, le due per dire a dormire, dormivo là e poi tornavo a Napoli al limite. Però signora, mi perdoni, lei partiva da Napoli? Sì. Quindi lei non prendeva un punto d'appoggio a Milano, un albergo? Quello era prima. Si cambiava, andava a casa del Presidente, faceva la serata e poi tornava in albergo. Lei non prendeva un punto d'appoggio a Milano? No. Sapeva che sarebbe rimasta a dormire a casa del Presidente? O lì o a casa di un'amica. Quando benissimo. Non dormivo a casa di un'amica, dormivo lì. Ecco. Lei si ricorda se nelle serate in cui è rimasta a dormire lei e le altre ragazze che sono rimaste hanno avuto delle buste con dei denari? No. Non mi ricordo. Va bene. Allora, lei dice, sempre la stessa intercettazione, però è pagina 194, Nicole, poi tra una settimana, cioè la pagina successiva, insomma. Poi tra una settimana firmi il contratto e alla firma del contratto ci vogliono i documenti e i 3 mesi più 3 mesi, capito? Risponde lei.
Adesso tu domani gli dai solo, diciamo, una caparra per dire ho bloccato l'appartamento, sto a non affittarlo a nessuno, e lei annuisce. In questo senso qua. Ho capito. Quindi eventualmente, dice Imma, devo anticipare io la caparra o ci pensi sempre tu tramite SPIN? Io ho detto. Sì, lo dice lei, Imma De Vivo. E Nicole dice no, ci pensi, no, glielo dici a lui, glielo dici, guarda, no, ci pensiamo tramite SPIN, vabbè, brava, perché se no, cioè, come faccio, capisci per me, dice lei. No, mi sembra la cosa più intelligente, onestamente parlando, dice la Nicole. Brava, brava, sono d'accordo, meno male, dai, guarda che mi stai aiutando, perché veramente io sono confusa, capisci, vai avanti, vai indietro, vai a vedere, vedi a uno, vedi a un altro, no, vabbè, poi vedrai, lì stai bene, poi ci sono anche tutte le altre ragazze, va bene? Allora, torno a chiederle, signora, la Nicole Minetti le ha mai riferito che si interessava, gli ha formato in un'altra maniera, anche delle altre ragazze, come quelle altre ragazze avevano avuto la disponibilità della casa? Lei comunque lo sa o non lo sa? No, non mi ha mai riferito la Nicole. La Nicole, e va bene, ma erano le sue vicine di casa, andavate insieme alle serate. Ma loro già stavano prima di me, capito? Le ragazze. Allora, sì. Lasciamo fuori la Minetti. Faccio terminare la domanda. Sì. Parlando con le altre ragazze, lei ha saputo chi pagava le case, chi gliel'aveva dato, chi si interessava della gestione? Parlando con Maristel Polanco, con Elisa Toti, con la Guerra, con la Iris Berardi, no, con le cosiddette olgettine, lei non ha saputo nulla? Presidente, c'è opposizione, la domanda è già stata posta almeno 3 volte dal pubblico ministero. Non era riferimento a cosa aveva saputo dalle altre ragazze? No, ha fatto riferimento alle bollette. Prendo... Allora, forse non avete capito una cosa, che quando io ammetto una domanda non si discute. I provvedimenti del Tribunale possono essere impugnati nei modi e nei termini previsti all'ordinamento, ma non possono essere discussi. Noi non apriamo un tavolo. Quando il Presidente, a nome del Collegio, decide, mi dispiace, ma non si discute più, ok? E non voglio più sentire discussioni sui provvedimenti che adotta il Tribunale. Grazie. Risponda alla domanda. Ma la può rifare, l'ho dimenticata. Se lei, avevo fatto la domanda sulla Minetti, da esclusa la Minetti, dalle altre ragazze cosiddette Olgettine, cioè le ragazze che vivevano negli appartamenti di via Olgettina 65, aveva saputo chi a loro, eventualmente, chi pagava quegli appartamenti, ecco. Solo e chi volta, se ne interessava. Solo una volta, forse, parlando con la Maristel, mi aveva detto che lì stava lì e pagava, faceva tutto il Presidente. Così, ma parlando tramite chi? Non andava certo il Presidente a pagare. No, Maristel no. Le ha detto, fa tutto il Presidente. Non andava il Presidente a pagare. Certo, no, ma le non ha indicato chi pagava. No. Mi ha detto solo se ne occupa il Presidente, nel senso del pagamento, intendeva. Va bene. Signora, senta, lei conosce l'Ele Mora? Sì. Ha mai lavorato? L'Ele Mora ha avuto mai un rapporto con lei di tipo professionale? Eravamo iscritti alla sua agenzia, però non so se nel senso vero era giusto a parole. Normalmente si firma un contratto, no? Non ricordo di aver firmato un contratto, probabilmente no. No. Non per iscritto magari, però avevate un rapporto di collaborazione professionale col signor Mora? Sì. Va bene. Allora, le leggo una serie di messaggi, SMS, faccio riferimento al progressivo 3053/10 del 12/8/2010, De Vivo Imma Mora Dario. Ok, speriamo di avere una bella notizia, non ne posso più di stare senza far niente, piuttosto mi sparo. Dice lei, ovviamente. Ciao Lele, e siamo al messaggio successivo, 3053 del 12/8/2010. Ho letto che le pupe faranno le coloradine e pare che qualcuno non abbia accettato. Perché non inserisci me e mia sorella? Almeno iniziamo. Se le ricorda questi messaggi? Beh, sì. Quindi esisteva un'intermediazione di Mora per favorire il vostro inserimento in programmi Mediaset specifici? E lui, avendo un'agenzia di spettacolo... La domanda era programmi Mediaset specifici, le Colorado credo lo no, sì, domanda la Rai, no? Mediaset. Ma non perché lui avesse cose in Mediaset, come sta dicendo, nel senso io parlavo con lui in quanto agente. Certo, fa riferimento a degli spettacoli in particolare, sì. No? Spettacoli che vengono prodotti, messi in onda da Mediaset. Sì. C'era un motivo per cui lei, come dire, individuava
in particolare questo tipo di spettacoli? No, perché si sapeva dai giornali o da insomma voci, non so come dire, se mancavano ragazze da un programma piuttosto dall'altro, e io essendo informata mi faceva domanda rispetto, cioè chiedeva come dire un aiuto rispetto al programma che sapeva che mancava insomma qualche personale, insomma, non so come dire. Ho capito, va bene. Ma lei ha informato mai Lele Mora della sua partecipazione? Cioè, Lele Mora sapeva che lei andava ad Arcore? Certo, l'ho incontrato là spesso. Lo ha incontrato là. E Lele Mora l'ha mai invitata ad Arcore? No, lui personalmente no. Lui o i suoi collaboratori? No. Sempre da sola, insomma. Senza Lele. Perché lei... Guardi, eccolo qua. È il messaggio... numero 3053, no, progressivo, chiedo scusa, 11390 del 24/9/2010, in entrata dal suo numero su quello della remora, cioè lei che mexa, manda il messaggio. Ah, che peccato, non fa nulla, facciamo la prossima, non ti vedo da tanto, virgola, anche dal nostro, N maiuscolo. E poi dice, se mi invita, vengo sabato. Si riferisce a chi in questi messaggi? Io dico, se mi invita, al Presidente. Sì, al Presidente. Poi lei, nel progressivo numero 11396 del 24/9, manda un messaggio all'Ele Mora, dai, speriamo, ma un po' di lavoro, per me niente. E nel progressivo 3693 del 30 settembre 2010, lei dice... mandando un messaggio a Mora, mi seguo attentamente, in 13, punto esclamativo, ma pensa che comunque è andata male per la maggior parte, anche per me e la Raffaella F. Fico. Raffaella Fico. Allora, lei manda questo messaggio a Nicole Minetti, chiedo scusa, non a Lele Mora, a Nicole Minetti, e dice in 13, ma pensa che comunque è andata male per la maggior parte, anche per me e la Raffaella F. In che senso è andata male? Boh, probabilmente abbiamo chiesto qualcosa e lui ha detto di no. Dove per lui si intende? Ecco. Dove per lui si intende? Il Presidente, scusi. Il Presidente. Quindi gli avevate chiesto soldi? No. Per esempio magari un aiuto in televisione piuttosto che... Ho capito. Perché la signora Minetti nel progressivo 3694 del 39/2010 alle ore 15:52:07, l'altro era delle 15:51, quindi è la risposta, le dice, nah, due punti esclamativi, ma che stronzo. E chi è arrivato in più rispetto a quelle che già erano lì? E lei risponde, la Miriam con un'amica, un giornalista che lavora in Mediaset, di cui lui non ha molta stima, le gemelle di Brescia, due di Roma, più o meno queste. E lei le dice, chi era la giornalista? Vado in sequenza ovviamente, la ricordi? Si chiama Antonio? Chi era il giornalista? Allora, queste risposte piccate della signora Minetti, dice nah, eccetera, eccetera, a cosa si riferiscono? Al mancato aiuto che lei... Cioè, qual è il senso di questa sequenza di messaggi? Sinceramente... Cioè, di cosa state parlando? No, sinceramente... Signora, però se lei si distrae, come no, a scuola... No, distratta. Abbia pazienza. Mi fa fare la fatica di... Lei ha letto una sequenza di messaggi. Sul primo lei aveva già dato un'indicazione. Sì. No? Probabilmente avevo chiesto qualcosa a lui, certo. Ho detto a lei, ha detto, e ho avuto una risposta negativa. Esatto. È andata male a me e alla F, ok? Dove per F ci ha detto che si interessa. Sì. Okay. Ci sono poi tutti i messaggi successivi di commento di questa situazione che le sono stati letti, anche al fine di cercare di capire di che cosa parlavate. A cosa vi riferivate? E quindi la Nicole cosa mi diceva? Volevo sapere qual era l'oggetto di queste recriminazioni, di questi messaggi. Stavate parlando di soldi, di favori, di che cosa? Magari di un favore, sì. Che doveva fare l'onorevole Berlusconi, sempre per generosità. Magari io gli ho chiesto qualcosa e lui mi ha detto no, non ti posso aiutare in questo. Benissimo. Sarà quello, insomma. Benissimo. Lei ha mai ricevuto soldi da Nicole Minetti? Assolutamente no. Allora, c'è il progressivo 4263, è un sms del 5/10/2010 alle ore 16:39. L'utenza intercettata è quella della signora Minetti che manda un messaggio a lei.
sulla sua utenza. Amore, ci devo essere io, perché ho la benzina io, capito? Allora, questa... Soldi. Appunto, allora, cioè la signora Minetti dice, amore, ci devo essere io perché ho i soldi, per fare che cosa? Per pagare l'appartamento, l'avrà preso da Spinelli per darli all'amministratore. Benissimo. Senta, chi erano, c'erano uomini, a parte quelli che ha già detto, che partecipavano alle serate del presidente? Sì, Emilio Fede, Lele Mora, qualche volta Carlo Rossella, qualche volta Puricelli, poi i camerieri, Danilo, il signore che fa il piano bar. Quindi, il signore Apicella l'ha già detto. Ospiti, altri ospiti, oltre quelli che ha citato, perché... Immagino che Fede, Mora, Rossella fossero ospiti. Certo. Altri ospiti oltre... Oltre a loro? Che no. Le ricordi di sesso maschile? No. No. No, sinceramente no. Senta, c'è un messaggio telefonico, l'utenza intercettata è la sua, inviato il 20 settembre 2010. Aris ha avuto 6,5, ok? A che cosa si riferisce? È lei che lo manda. Penso a soldi, a un aiuto che ha avuto lei da, insomma, dal presidente, da Spinelli, me l'aveva confidato lei. Quindi 6,5 cosa sono? 650 soldi. Euro, 6.500 euro? 6.500. 6.500, ma lei gliel'ha detto Aris? A me me l'ha detto Aris. Me l'ha detto Aris. E questi soldi a che titolo la signora Aris no, Spinosa? No, non me l'ha detto precisamente, mi ha detto per un aiuto che lei aveva chiesto, ma non nello specifico cosa, che tipo, insomma, cosa le servisse. Benissimo. Sempre con riferimento al ruolo nell'ottica del pubblico ministero della domanda che ho posta, di Nicole Minetti nella gestione delle case, le faccio riferimento al progressivo 222 3 volte 27 20 settembre 2010. È una conversazione questa, non è un sms, intercettata fra lei e Nicole Minetti. E Imma, amore, tutto bene? L'ho salutato in questo momento. Sono le 17.51 del 20 settembre 2010, quindi la serata dopo il 19. Dice Nicole, Imma, gli ho detto tutto, che ho visitato la casa, che mi piace, che è bella, che si è liberata. Nicole, Imma, che tu sei stata gentilissima, ha detto, allora dici a Nicole che me l'hai detto e che io ti ho dato l'ok e che ci sentiamo io e lei per proseguire il tutto. Comunque è ok. Cioè adesso ti chiama lui o lo chiami tu è uguale, dice Imma, Nicole ok, nel senso che fa prima, ok, tu puoi proseguire, dice Imma a Nicole, ok, dice Nicole, in questo istante mi ha salutato, quindi tu perfetto, dice Nicole, Imma mi puoi tu là il signore e blocchi la casa, sì, ma non ti preoccupare, lo chiamo io, no, tranquillo, allora perché lui ci penso io, lo chiamo io adesso, dice Nicole. Questa conversazione a che cosa si riferisce? All'appartamento. Sì, ma a quale fase, signora? È una conversazione del 20 settembre, riesce a collocarla rispetto al momento in cui lei ha avuto l'appartamento, quale fase della... Forse prima che prendessi l'appartamento, che appunto mi ero parlato con il presidente e mi aveva detto di parlare con Nicole, questo forse. Quello che ho detto prima, insomma, a quel fatto là si riferisce. Quindi sempre alla stessa fase sarebbe, la fase iniziale. Sì, esatto. Signora, le risulta che tra le ospiti, alcune delle ospiti delle cene del presidente abbiano avuto rapporti sessuali a pagamento col presidente intermediati da terzi? Che io sappia no. Che io intermediato da terzi cosa significa? Introdotte persone introdotte o da terze persone. Raga, donne introdotte da altre persone. Ah, no, no. Che io sappia no. Che io sappia no. Siccome lei era lì, non ha contezza di questo eventuale avvenimento? No. Conosce Iris Berardi? Sì. È sua amica? No. Non è sua amica, è un Olgettino, alla casa di via Olgettina 65, sì. Ha detto no, partecipava alle cene del presidente. Sì. Progressivo 220, e vado alle conclusioni delle contestazioni, 220 del 23 settembre 2010. Allora, lei parla con la signora Iris Berardi,
Va bene? Il telefono intercettato è il suo, signora. Allora, oh tesoro, amore, come stai? Bene, te? Tutto bene. Scusi un attimo che guardo la leggenda. Donna I, allora, I è Imma, quindi donna è Iris Beralde. Int, ut è lei sostanzialmente, l'interlocutore intercettato. Ut è l'utente. Oi tesoro, amore, come stai? Bene, te? Tutto bene, sei a casa? No, sono in treno che era andata da Fabio. Ho capito. Senti, ho saputo che sabato fa la cena un'altra volta. Questo sabato, tu torni a Milano. Sì, amo, certo, riso lieve. Amo, non me lo chieder nemmeno, certo, e non mi fermo, dice la Berardi. Non mi fermo più, tesoro. Sì, perché dopo l'esperienza dell'ultima volta, dice lei, Imma, lo giuro, dice la Berardi, è indifferente se ti fermi o meno, dice lei, signora De Vivo. Ma anche noi, e la signora Berardi rilancia, no, ma infatti ha fatto proprio, anzi, ragazze, se volete dormire a casa mia, sì, guarda, no, è diventato troppo uno schi. Ma poi l'Aris ti ha confidato quella cosa che, sì, me l'ha detto, sì, ah, te l'ha detto, certo, ma fatti dire come fa, in modo tale che poi possiamo imparare da lei. Tesoro, lei mi ha detto, gli ho detto che lui, allora... Lei ha detto che lui gli ha dato così e lei gli avrebbe detto no, però, e poi per lo SH e ha detto, lei ha detto no amore, ma questi non solo per le spese e per lo shopping, lei mi ha detto che gli ha detto così e lui gli ha detto ah vabbè, allora rimani perché adesso non ce li ho. Ah, e poi comunque, cioè il discorso non è neanche stato quello secondo me, perché ti ricordi che lui ti ha detto che non gli era piaciuta la ragazza? Sì, quindi secondo me lui aveva preparato quella cosa solo per la ragazza, perché era la prima volta che si fermava di qua e di là. Poi, visto che non gli è piaciuta, lui l'ha divisa, se no, secondo me, alla Aris non gli avrebbe dato di nuovo, capito? Ah, poi non lo so, questa è un'ipotesi che mi sono fatta io, i miei viaggi mentali. I tuoi viaggi mentali. Lei. Io. No, amo, perché cioè l'unica cosa che posso dire di positivo per lui è che abbia pensato, cioè... che abbia fatto, perché l'ha fatto così, perché sennò veramente, ma che merda sei, cazzo, quando io ti dico non voglio i tuoi due di merda e ti dico no, per mi fermo qua io se c'è posto, certo, cioè dai, allora sa, cioè lo sapeva bene che non mi volevo fermare lì per lui e per la gloria, cioè brava, mi fermo nella speranza che mi dai qualcosina, brava. Cioè, invece arrivi con la tua faccia di culo e poi, cioè, la finta, dice lei, con tua sorella è stato il massimo. No, no, con me e con tutti, dice Imma. No, con te, amo, scusa, sì, no, e quello è stato il massimo, quello, e anche perché, a parte nei tuoi confronti, ma anche nei miei, perché poi se tu magari pensavi dentro di te, cazzo, mi può dar qualcosa in più, cioè, e la prendevi, capito? Cioè, io cosa? Poi non c'è niente per me... Cioè, non ho capito, mi mandavi a casa a mani vuote? Ma sei proprio scemo? Imma, no, per te, per l'annina, perché se io avessi preso quella cosa pensando, vabbè, mi vuole trattare meglio, poi per l'annina non c'era niente, perché a te l'aveva già dato, se non sbaglio. No, tesoro, mi ha dato quello che voleva dare a te? Sì. E poi lui dice, si comporta come un bambino, fa questi giochini sporchi. Segue, e mi dispiace dover leggere questo passaggio, a un certo punto la signora Berardi dice, ma pensa, è proprio un pezzente, guarda. E lei dice, allora, mentre devi sapere che lui ci mette sempre alla prova, capisce che fa? Sì, infatti, lui vorrebbe che qualcuno sbagliasse, così ti fa fuori, capisci, infatti, lui vuole sganciare un po' di gente, vuole buttare fuori un po' di gente, allora ci prova, secondo me. E poi sì, anche l'altra volta, parlando così vicino alla Fico e a Aris, fa, me le gemelline non dovevano venire. Sì, cioè che c'era poca benzina, perché non pensava che voi venivate. Ah, signora, io le ho letto anche nel suo interesse un grande capitolato dialogico, cioè una conversazione piuttosto ampia. Allora io le domando, qual è il senso di questa conversazione con la Berardi? Allora, ricevevate soldi a fine serata, signora? No, lì si parla... Scusa, prego, lì sì, quando io parlo con la Berardi, il giochino, le cose, perché siccome il presidente spesso regala dei gioielli, no? Anche tutte le scene, una sera su una cena sì, una cena no.
aveva dato queste collanine a tutti, a tutte le ragazze. Poi dopo ripassava da te e diceva: tieni, a te te l'ho data? E tu dicevi sì o no. Se l'avevi presa dicevi sì, l'ho presa. Se non l'avevi presa, non l'avevi avuta, il gioiello, non so, gioielli di Damiani con i brillantini, dicevi di no. Però lui ti metteva alla prova anche sapendo che già te l'aveva data, te lo richiedeva. Cioè per vedere se eri onesta, diciamo. Eh sì, questo pensiero. E la benzina che cos'è? Esatto. E la benzina che cos'è? Perché poi la benzina, signora, se vuole le rileggo il passaggio. Prego, scusi. No, non lo rilegge, la signora è stata attenta e se lo ricorda. La sì, benzina, mi fa la domanda. Sì, allora, perché quando poi, non so, a fine serata o il giorno dopo si chiedeva l'aiuto al presidente, il presidente ti diceva sì o no, che potevi passare dal ragioniere oppure no, oppure che lui avrebbe chiamato il ragioniere per dire sì, aiuta la ragazza in questo modo oppure no. Benzina che non c'era per alcune, c'era per altre. Sì, perché quando lui ti dice di sì, dice sì, ok, vai, è disposto ad aiutarti. Quando ti dice di no, dice non ho benzina. È proprio un suo termine che dice non ho benzina, come per dire non ti voglio aiutare, non ti voglio aiutare, non l'ha mai detto, non ti posso aiutare. Perché il presidente dice, cioè il suo modo di dire ti aiuto, ti do un po' di benzina. Quando non ha voglia forse di aiutare. Cosa era successo l'altra volta? Quello di cui parla con la Berardi, con la Iris. Dopo quello che è successo l'altra volta, cosa era successo l'altra volta? È diventato tutto uno schifo? Cos'era? Allora, desumo che quando si andava alle cene e si trovavano delle ragazze nuove, si avevano, io non personalmente, sinceramente, delle gelosie, no? Allora si tendeva a criticare la ragazza, diciamo, nuova che vedevi, piuttosto un'altra ragazza che prima non avevi mai visto. È diventato uno schifo, un modo di criticare, come per dire, c'era anche quella. Sa che tra noi ragazze i gossip che facciamo le... No, allora, non lo so. Scusi, Presidente. No, mi sto spiegando io così. Prego. Allora, signora, la domanda, manteniamo sempre la mente focalizzata sulla domanda, il tema di prova, era se il dottor Berlusconi a fine serata pagava le ragazze in corrispettivo di eventuali prestazioni sessuali. Sì. Che possono essere quelle avvenute eventualmente nella sala che noi assumiamo fosse definita bunga bunga o nella terza fase della serata, cioè in intimità col Presidente. Questa è la domanda. Adesso io leggo un'intercettazione piuttosto lunga con Berardi Iris, che è loquace, ed è del 4/10/2010 alle ore 17:54, è il progressivo 11:46. Iris, oi. Imma, amore, come stai? Ora le dico Iris Imma, okay. Così mi segue meglio. No, ma bene. Tanto non so come parlo io e come parla. Vabbè, io lo faccio per facilitarla. Okay. Bene, e te? Imma, tutto bene, ieri niente, vero? Imma, tutto bene, ieri niente, vero? Ma va là, Iris. Imma, madonna, ma ti ha risposto almeno al telefono? Iris, ma va, no. Imma, perché con la Nicole si è risentito? Iris, ah sì? Imma, anche ieri, sì, me l'ha detto lei, perché mi ha telefonato per dirmi che mercoledì devo firmare il contratto, dice lei. Iris, e poi gli ho chiesto e lei mi fa, no, l'ho anche sentito di nuovo ieri sera. Ma, Iris, ah, perché non faceva niente. Iris, che sicuramente, dice Imma, questo weekend però non vuole anche, però poi vuole anche ridurre la frequenza di queste scene, insomma, capito? Iris, cosa che Imma vuole ridurre la frequenza di queste scene, cioè ogni settimana. Iris, gli ha detto così? Voci di rumore in sottofondo. Imma, sì, Iris, pensa a te. Imma, ti rendi conto? Iris, madonna, quindi non ti ha risposto neanche per telefono? Eh no, dice Iris. Imma, e le ragazze, le altre, tu non l'avevi sentito nessuna? Iris, no, ma pensa a te che scemo, vuole ridurre anche le scene, dice Iris. Imma, mi sa che poi la gente si presenta lì fuori, dice Imma De Vivo, cioè lei, e dice, cioè io, gli entra in casa proprio di forza, eh? Iris, per forza, io non lo so, guarda, la prossima volta rubo una bottiglia di vino dalla cantina, chissà che non valga 1 milione di euro, cazzo. Imma ride. Iris, portiamoci via una statuetta, qualcosa. Imma ride.
Iris ride, una foto sua da giovane, magari troviamo qualche fan su eBay che la vuole comprare a 1.000 euro. Imma ride, Iris è tesoro, è, se questo dice anche che vuol ridurre le cene, già ci dà una miseria, in più se riduce le cene. Imma, aspetta un attimo, Iris. E Iris, dimmi, Iris, oi, cioè, se questo già ci dà una miseria e in più ci vuole ridurre le cene, e ora che iniziamo che rubar qualcosa dalla casa. Imma, capito? Adesso dove sei che sento disturbato? Iris, ma sono a casa, avevo, la TV, sono qua a casa. Ah, comunque, dice la signora Imma De Vivo, cioè lei, mi ha mandato un messaggio all'amico di Maristel, che dice che quale? Quello là, l'amico di Maristel, Pierre, che abbiamo sentito l'altra volta, però ti ricordi che stava a Roma? Sì, dice che sarà a Milano da mercoledì e sabato, ottimo. Quindi, volendo, possiamo andare a fare quell'aperitivo, hai capito? È buono, sì. Perché anche Alessandro rientra mercoledì e vede, se rientra presto facciamo un aperitivo mercoledì, se no giovedì o venerdì, ha detto, dice Iris. Sì, ma sì. Poi io, col permesso di tutti, insomma, passerei un pochino avanti, perché, salvo che non ci siano ragioni per leggerla tutta, le parti che mi interesserebbero sarebbero a pagina 156. Iris, è comunque, cazzo, che due palle. Una volta dice che salta fuori con gli stipendi, adesso che vuol diminuire le cene. Imma, brava, che palle. Guarda, che tra un po' ci manda a fanculo, secondo me. Imma, brava. Guarda, non è possibile, cazzo, che palle. Imma, c'è qualcosa. Iris, bisogna trovare qualcun altro, perché, Imma, qualche amico di Alessandro, no? Cosa? Qualche amico di Alessandro, non conosce nessuno, Iris. Sì, però è comunque, non vabbè, oddio, il target di Papi, poi alla fine, per quello che ci dà, guarda, non è neanche così alto. Brava, dice Imma. Ma sì, speriamo. Allora, sto dando un attimino i soldi a uno e parla di altre cose, poi salto a pagina 158 e concludo. Iris, vabbè, però, insomma, le cene possono anche diminuire, però mi devi dare una certa stabilità economica. Brava, il discorso che facevo lui prima. Allora, signora, io mi permetto di domandarle, è sicura che non ci fosse un corrispettivo per la partecipazione a queste cene? Allora, ogni volta che si andava a cena era un'occasione per chiedere, credo più o meno tutte le ragazze, era un'occasione per chiedere un aiuto al presidente. Se tu, cioè io per esempio, mancavi a una cena, era una possibilità mancante di parlare con il presidente e di chiedere un aiuto. Che non veniva dato seduta stante la sera? No. No. A me personalmente no, che io sappia anche le altre, però se lei chiede a me no. Quando io ho chiesto un aiuto, lui mi ha mandato dal ragionier Spinelli. Quindi ogni volta che tu andavi a una cena avevi la possibilità di parlare con lui. Scusi, quante cene si facevano una settimana? Se una alla settimana è poca. Sì, una cena alla settimana diventa che non c'è più una stabilità. Sì. Quante cene si facevano una settimana per garantire tale da non aver più bisogno? Allora, io credo che si facesse una cena a settimana, io non è che andavo tutto... Si parla di una riduzione a una cena a settimana, in questa telefonata. Si passa, riduciamo le cene, passiamo una cena a settimana. Ma suppongo il weekend, penso il sabato e la domenica. Quindi due cene alla settimana. Sì, il weekend. Quindi dovevano passare ad una sola cena. Sì. E questa sola cena non vi avrebbe consentito di avere quella stabilità economica di cui lei si lamenta alla fine? Ma stavo parlando io della stabilità. Lui parla con la sua... No, vabbè, comunque rispondo lo stesso, non è un problema. Anche se non faccio la domanda, risponde. Sì, certo. Se non risponde, certo, tace e quindi è teste reticente. Allora, una cena alla settimana non garantiva quella stabilità economica di cui voi vi lamentate può venire proprio dalla riduzione delle cene. Appunto, secondo me, credo, da quello che potevo dire io, da quello che potevo pensare io all'epoca, meno volte vedevi il presidente, meno volte avevi l'opportunità appunto di chiedergli un aiuto. Per cui tutte le volte chiedevate soldi, da quello che ho capito,
e se riuscivano le cene bisognava aumentare, come dire, il regalo che veniva fatto, perché se no non ottenevate la stabilità economica di cui avevate bisogno. Se diminuivano le cene bisognava aumentare il costo, cioè il regalo. Questo emerge dalla telefonata. Almeno ci dia più soldi, se diminuiscono le cene almeno ci dia più soldi. Ma questo lo diceva la Iris Berardi, perché il presidente, sto spiegando se questa era, come dire, una richiesta comune, una necessità comune, e soprattutto se la riguardava personalmente. Allora, io le ripeto, per quanto mi riguarda, se vedevo una volta almeno il presidente mi spiaceva, perché era un'opportunità in meno per poterlo incontrare e potergli parlare, tra virgolette, dei miei problemi o dei miei bisogni. Quindi nell'intercettazione, quando diceva dello stipendio, non so se lo dicevo io o lo diceva lei, era come per dire: allora garantisci, se ci vuoi aiutare, se garantisci uno stipendio fisso, un minimo salariale, come poi alla fine ha fatto, in modo tale che non stiamo qui sempre a romperti le scatole, soldi, a chiedere regali, a chiedere aiuti. Ho capito, va bene. Signora, l'intercettazione sta lì e ognuno si farà le sue idee e i suoi liberi convincimenti. Sì. Senta, però lei aveva un filo diretto con Spinelli, cioè lo conosceva Spinelli. Andavo lì in ufficio. L'aveva visto Spinelli, sì, ci parlava. Allora, se il problema era prospettare al presidente Berlusconi le vostre esigenze, che bisogno c'era di andare direttamente a cena se potevate prospettarle a Spinelli le vostre esigenze? Allora, intanto bisognava prima parlare con il presidente. Spinelli avrebbe potuto dire al presidente. Vabbè, io però non facevo così, parlavo, cioè nel mio caso, io per me prima dovevo parlare con il presidente, poi il presidente consultarsi con Spinelli, e al limite dopo passavo, insomma. Poi comunque le dico la verità, venivo da Napoli, mi piaceva anche andare a cena e fare una serata diversa. Bene. Signora, senta, dagli accertamenti fatti da questo ufficio, risulta che lei fosse presente alla cena, evento, del 19 settembre 2010 presso la residenza in Arcore dell'onorevole Silvio Berlusconi, cena alla quale sono stati presenti Barizonte, Lisne, Intesa Lisa, Berardi, Iris, Cipriani, D'Altorio, Francesca, De Vivo, Eleonora, De Vivo, Imma, Espinosa, Risleida, Intesari, Spaggioli, Barbara, Fico, Raffaella, Garcia, Polanco, Maria, Ester, Gonzales, Pablo, Guerra, Barbara, Leone, Ludovica, Loddo, Miriam, Minetti, Nicol, Morali, Elena, Nigro, Roberta, Rigato, Giovanna, Scorchina, Raissa, Intesa, Rais, Totti, Elisa, Tumini, Melania, Visana, Giovanna, Iusciak, Marianna, Emilio, Fede, Rossella e altri. Lei non se la ricorda questa serata? 19 settembre? Riusciamo a individuarla? Se mi dice qualcosa. No, signora. No, me li ricordo, li conosco. Okay. Ma non della serata nello specifico, no? Non riesce. Sono stata. Allora, okay. In questo processo è stata sentita la dottoressa Tumini, una signora, una ragazza, sì, che ha partecipato, afferma di avere partecipato a questa cena e che, diversamente da altre testimoni, sì, che hanno dato una versione diversa di questa scena, sì, asserisce, afferma sotto giuramento, che già durante la cena erano partiti dei trenini, delle scorribande, dove le ragazze avevano iniziato un po' a spogliarsi, e poi nella discoteca che lei dice essere stata chiamata Bunga Bunga dallo stesso presidente e dalle altre ragazze, le ragazze invitate si sarebbero parzialmente denudate, facendo dei balli anche travestiti, fra cui la signora Nichel Minotti travestita da uomo, e vi sarebbero state delle interazioni corporee, ovvero dei palpeggiamenti sulle parti intime, le ragazze fra di loro, le ragazze a Fede e a Berlusconi, Berlusconi e Fede alle ragazze. Lei ha visto queste scene? Presidente, se posso. Prego. Sì, scusate, fate... Grazie. C'è opposizione alla domanda così come formulata dal pubblico ministero, anche perché così potrebbe nuocere la sincerità delle risposte. Il pubblico ministero, e ricordo il provvedimento suo dell'udienza scorsa, deve esporre nella stessa misura, nella stessa maniera, le versioni differenti che esistono agli atti su questo. Non può descriverci. Lo ha fatto, avvocato Righi, la domanda è ammessa. Prego. Grazie. Chiedo scusa, c'è opposizione anche da parte della ditta Sapide. Allora. Rispetto al riassunto che la procura ha fatto in questo momento, non mi pare che, riassumendo il pensiero della Tumini, la Tumini abbia ad esempio detto dei toccamenti tra Fede e le persone femminili presenti nella serata del 19 settembre. Quindi io, se vuole, glielo leggo tutto.
No, pubblico ministero, le assicuro che il collegio riporta. Benissimo. Grazie. La domanda è mia. Grazie. Me la fa la domanda? Sì, signora. No, solo la domanda. Allora la domanda è: perché variamente è ricostruito e quindi... Quello sì, lo so. No, la domanda, perché poi quando la domanda si parla, è, lei in quella o in altre occasioni ha assistito, visto, verificato che nel corso delle cene ci fossero trenini un po', come dire, allegri, nel corso dei quali le ragazze toccavano o si facevano toccare, nel corso della serata assistito a toccamenti delle parti intime dei partecipanti maschili e delle partecipanti femminili a questo tipo di... Allora, eventi. Il trenino sì, ma su in sala col piano bar. Come? Tipo per farle capire. Quello ultimo dell'anno, quella roba un po' sciocca. Esatto, dell'ultimo dell'anno. Che si fa così, okay, quello è il trenino. Vestiti senza toccamenti. Eh sì, sopra cena, okay. Non è che... Sotto, vestita da uomo, Nicole, sì, mi ricordo. Poi cos'altro c'era? Vestita da uomo? Sì, con la camicia, era un tailleur, pantalone, giacca, camicia bianca e cravatta. Ah, quindi completamente vestita da uomo? Certo, sì. E poi che faceva? Ballava. Ballava vestita, ok. E poi toccamenti, no? Toccamenti, no. Poi non so cosa mi aveva chiesto. Trenino sì, gliel'ho detto. Ci penso io. Allora, quindi la serata fu tranquilla, la sostanza è questa, non ci furono queste cose, giusto? Queste scene erotiche. Bene. Signora, le risulta che Berardi Iris si prostituisse? No, non mi risulta. Non ne risulta. E che altre ragazze che partecipavano alle scene svolgessero attività di prostituzione verso soggetti vari e diversi, le risulta? No, non mi risulta. Non ne risulta. Senta, lei attualmente percepisce una retribuzione, un emolumento, una regalia da parte dell'onorevole Berlusconi? Sì, 2.500 euro al mese. Da quando? Da marzo, credo da marzo, non so. Marzo 2012? Sì, non lo so preciso le date, però lo sapete, cioè... Senta, quelli che dà tutte le ragazze, insomma, ogni mese. Non vorrei sbagliare con le date perché non sono brava con le date. Però i soldi ci li piglia lei, voglio dire. Lo so, ma un estratto conto lo farà per vedere quanto c'ha sul conto. Però, no? Insomma, sì, lei lo sa, non lo so preciso la data. Vabbè, io lo non so, vorrei, sì, lo so. Poi però... per non dire la data, sembrare che non... No, vabbè, comunque sono 2.500 euro sì, al mese. Sì, al mese, penso. Anche da marzo, da quando è successo lo scandalo. Oltre... Guardi, quello che lei chiama scandalo, cioè il procedimento, affiora, diciamo, per voi il 14 gennaio 2011. Io le domando da quando prende i soldi dall'onorevole Berlusconi lei mensili 2.500 euro al mese? 2011 o 2012? Cioè da quest'anno o dall'anno scorso? Esatto. Giusto per fare un po' di... Madonna, non è molto so difficile. Rispondere. Scusi, 6 mesi, 1 anno e mezzo... No, penso che sono più di 6 mesi. Ah, 6 mesi è quest'anno. Esatto. 8 mesi è quest'anno, siamo a novembre. Lo scorso anno. No, sono più di 8 mesi. Sono sei più mesi, di 8 mesi. Sì, sì, sì. Comunque, quindi parliamo dell'anno scorso. Sì. Ok. Ecco, lei lavora? Adesso no. Non lavora. L'affitto chi glielo paga? Ragioniere Spinelli. Sì. Senta, vabbè, il presidente tramite sì. E questi soldi dell'emolumento mensile sono ulteriori rispetto ai soldi di suo padre versati sì, sul sì, conto di suo sì. padre. Quelli sarebbero serviti, secondo lei, al centro estetico. Sì. Anche sua sorella percepisce 2.500 sì. euro al mese? Sì. Anche sua sorella. Sì. E anche sua sorella ha ricevuto sul conto di suo padre dei soldi sì. per una futuribile attività. Sì. E anche sua sorella non lavora? No, va all'università, ha ripreso, adesso si sta riscrivendosi all'università. Ecco, lei convive adesso con il signor Alessandro, diciamo che è un imprenditore? Sì, sì, sì. Va bene, per correttezza volevo dire che il messaggio che ho citato prima è quello: Aris ha avuto 6 e 5, ok?
non avevo detto il progressivo, è il numero 22 del 20 settembre 2010, la serata, no, ma lo dico perché rimanga scritto, lei lo so che lo conosce, del 20 settembre 2010, che è la serata successiva al 19, ed è diretto a Nicol Minetti. Grazie. Salvo che il procuratore non abbia... Sì, volevo chiedervi una cortesia, abbiamo due domande, poi dobbiamo anche un quarto d'ora solo interrompere prima di far passare al contraesame. Ok? Prego. Signorina, lei a Napoli si è mai prostituita? Lei o sua sorella, vi siete mai prostituite? Assolutamente no. Lei sa che ci sono delle intercettazioni in cui si dice invece questo? No, non lo so. Non lo sa. Si dice proprio questo. No. Era molto chiara. La domanda è, si è mai prostituita? No. Punto. No, ci fermiamo lì. Sì, ci fermiamo lì. Era molto chiara. Allora, le parti civili hanno domande da porre? Sì. Bene, allora Avvocato Castrale le do la parola, prego. Grazie. Signore Del Vivo. Buongiorno. Buonasera. Prego, Avvocato. Lei si ricorda se ha partecipato a una cena ad Arcore verso la fine di agosto, il 22 agosto del 22 agosto del 2010? La data non me la ricordo nello specifico, però penso di sì, sono stata a diverse scene. Si ricorda se vi era, conosce Chiara Danese? No. Ambra Battilana? No, le conosco dai giornali, non le conosco prima. Si ricorda se una di queste cene riesce a abbinare il volto che ha visto dai giornali a qualche persona presente a queste cene? No, non riesco ad abbinare questi nomi che mi ha detto a... A dei no, volti, ai volti. Scusi, i nomi e i volti, insomma. Non riesce? No, no. Quindi, lei si ricorda se o a una o a più cene, quando eravate ancora, come lei dice, al piano superiore dove veniva il trenino di Capodanno, diciamo, sul tavolo... Vi era un oggetto in particolare, una specie di statuetta? Lei l'ha mai vista? No, non mi ricordo. No, non l'ho mai vista. Non si ricorda? Non mi ricordo. No, che tipo di statuetta? Si chiama Priapo. Priamo, ecco. No. Priapo. Uno che... Una statuetta... Con un grande pene. No, mai vista. Mai vista. Va bene. Allora... Lei... Non ha mai preso soldi dal presidente Berlusconi nelle serate? Ha già detto di no. Ha già detto di no. Allora, io però le voglio ricordare, o meglio, voglio renderle dotta, che se non vado errato, lei ha dichiarato che i soldi, al più gli aiuti venivano dati successivamente. Sì, da ragione questa, Spinelli. Questo e poi venivano dati. Sì. Ecco, le ricordo, o meglio, la informo che proprio, ad esempio, nella giornata odierna, la signora Sorcinelli ha detto che i soldi li ha presi la stessa sera con delle buste. Lei conferma di non aver mai preso quindi nulla nella stessa sera? Io personalmente no, e siccome lei mi sta dicendo la signora Sorcinelli li ha presi, non l'ha presi davanti a me, quindi io non lo posso confermare. No. Però era solo per ricordarle, in quanto lei ha detto che generalmente, cioè sempre... Tutte queste ragazze andavano lì a chiedere e venivano date dopo. No, ha detto una cosa diversa, ha detto che a lei non è mai capitato, che non ha mai, come dire, assistito a questa cosa e che nulla sa, ovviamente, non avendo mai assistito, delle cose che riguardano gli altri. Esatto. Allora le leggo una intercettazione telefonica, sì. Il progressivo 602 del 25 settembre 2010, ore 17.38. Oltre che parlare della casa, del problema della casa, salto, a un certo punto lei parla e al telefono con sua sorella Eleonora e dopo aver fatto degli apprezzamenti sul presidente, Eleonora le dice... E lo so, ma appunto per questo è diventato pure brutto. Deve solo sganciare. Imma, deve solo sganciare. Brava. Speriamo che per il compleanno sia generoso. Allora, questo termine sganciare, che è un termine
Come lo viene a collocare con queste invece sue richieste di aiuto? Sganciare credo che intendesse sempre come al solito, nel senso chiedere a lui, dice di sì e andare dal ragioniere. Sganciare comunque sono sempre, anche se te li dai il ragioniere, sono sempre soldi del presidente. Quindi sganciare si riferisce a soldi che esatto. Però comunque venivano sganciati, per usare lo stesso termine, esatto. nei termini da lei indicati prima, cioè esatto. Tramite ragioniere spirente. Sì. E quindi anche in vista del compleanno. Ma era sempre compleanno il ragioniere che doveva. Ma il compleanno di chi? Il nostro, Berlusconi. Non lo so. Lei sta parlando con sua sorella gemella, quindi non lo so. Credo dal tenore della telefonata del presidente, perché voi poi dite che lui ha tutto, è il più ricco del mondo e quindi. La telefonata, mi scusi, mi ripete, certo, la 602 del 25 settembre 2010. 29 settembre abbiamo appreso. Allora penso al compleanno del presidente. Ma allora al compleanno del presidente era sempre Spinelli che doveva provvedere? Cosa? Era sempre il ragioniere Spinelli che doveva provvedere a darvi soldi come regalo del presidente? Scusi, però si... Chiedo scusa, se mi ripete la domanda in funzione a quello che mi ha letto, perché poi passa tempo mi dimentico. No, ha ragione, io le ho sottolineato il verbo sganciare. Sì, e gliel'ho detto. Ecco, allora io le dico, e lei mi ha detto, era nel senso che chiedevamo al presidente un aiuto e poi sì. Era Spinelli. Sì. Dato che qui poi è collegata con il compleanno del presidente. Io cosa dico? Cosa diciamo? Lei dice, speriamo che per il compleanno sia generoso. Speriamo forse quando lo rivediamo per il suo compleanno sia generoso. Chi? Spinelli? Parlando sempre con lui il giorno del suo compleanno, per esempio andando alla cena e poi dopo, successivamente, magari incontrare il ragioniere. Ah, ho capito. Quindi sempre prima la richiesta, certo, diretta, l'autorizzazione, di aiuto, l'autorizzazione, esatto. L'autorizzazione. E il pagamento tramite il ragioniere Spinelli. La ringrazio. Grazie a lei. Prego. L'avvocato De Domenico per Imam Fadil. Sì, buonasera, allora, buongiorno. Le riformulo la domanda perché è qui presente Imam Fadil. Sì. E volevo appunto chiederle se la conosce. Visto che è arrivata adesso, posso chiedere alla signora Fadil di alzarsi un attimo in piedi? E farsi vedere dalla testa? No, non la conosco. Ok, non l'ha mai vista neanche a una cena nelle varie residenze? Non me la ricordo, no, non credo di averla vista. Può darsi pure che c'era, visto che eravamo in mille, a volte in mille per dire tante. Tanto. E non, no, cioè, okay. Come fai a guardare allora, 30-40 persone? Va bene. Allora, lei si ricorda per caso se ha partecipato a una serata intorno a fine agosto 2010, dove erano presenti Maria Rosaria Rossi, Puricelli, la Iris Berardi? La data precisa non me la ricordo, ma penso di sì, sono state a diverse scene. Non, ok, non... quindi le faccio un'altra domanda. In quella serata si ricorda se c'era una ragazza che ha ballato la danza del ventre? Non mi ricordo, sinceramente. Lo esclude? No, non lo escludo, non mi ricordo. Non si ricorda. Ok. Allora, invece una domandina per quanto riguarda la persona appunto che viene chiamata Alessandro. Sì. Ecco, quando a livello temporale l'ha conosciuto, il periodo almeno? 2 anni fa circa, ma la data non mi ricordo. Dove? A una cena, un ristorante. Dove? Quale ristorante? Credo fosse Giannino, non lo so. Sì, Giannino. Ok. E la vostra relazione affettiva, intima, quando è iniziata? Vabbè, dopo una frequentazione così in amicizia, poi dopo più o meno, siamo fidanzati, quasi dopo qualche mese. Dopo qualche mese. Sì, e lei poi ha già risposto dicendo che convivete, ci può dire dove? Sì. Ha detto in via Oggettine. No, lui a casa in via Ravizza. Ah, in via Ravizza. Okay. Ma voi convivete? Sì, però dormo spesso a casa sua. Quindi convivete in via Ravizza? Sì. Ok, va bene, non ho nessun'altra domanda. Da altre domande alla testa, da parte delle difese? Prego, avvocato. Avvocato Guarini per Difesa Fede. Con particolare riferimento alla presenza di Emilio Fede alle cene che lei fino ad ora ha descritto, ricorda che ora era solito andare via il mio assistito, visto che lei prima ha affermato che spesso si fermava anche a dormire, quindi senz'altro partecipava all'intera sì, serata? Sì, le 2, le 3, l'1, dipende, quando avevo, cioè nel senso quando era stanco andava via. Dopo la discoteca comunque, si tratteneva in discoteca anche lui. Va bene, non ho altre domande.
Voi avete domande? Io ho una sola precisazione da chiederle. Volete fare domande? Ho una sola precisazione da chiederle. Sì. Lei prima ha raccontato di aver conosciuto il presidente che era venuto a Napoli per un impegno, come dire, di tipo politico, c'era stato un comizio o qualcosa del genere, e di averlo avvicinato. Sì. Per presentarci, parlare. Questo. Ecco, com'è che poi dopo i rapporti sono ripresi? Non mi ricordo se io o mia sorella ci siamo scambiati i numeri di telefono, non personalmente con lui, forse tramite una segreta, qualcuno che lavora collaborasse con lui. E poi dopo un po' lui ci ha richiamato, no, ha richiamato la prima volta mia sorella al cellulare. Ma è stata un'iniziativa vostra? Possiamo lasciare il numero di cellulare? Sì. Cioè, possiamo scambiarci i numeri di telefono così la seguiamo sempre, questo è il discorso. E c'è stato uno scambio oppure avete dato soltanto voi il vostro numero di cellulare? All'inizio solo noi, solo noi, poi dopo ha dato il numero della segreteria, di casa, eccetera, successivamente insomma. Va bene, grazie. Grazie a lei. Finito? Possiamo uscire? Grazie, finito, può andare. Grazie, buongiorno.